gran soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Marinai e terraioli, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questo nuovo episodio del Diario del Capitano, la rubrica che vi porta ad esplorare i reami mortali. Benvenuti a questo nuovo episodio della rubrica del Diario del Capitano e quest'oggi continueremo il nostro discorso su i Fire Slayer. Come vi avevo preannunciato alla fine della prima puntata dedicata a questi focosi nani di Akshi, quest'oggi parleremo, seppur brevemente, della loro organizzazione sociale e militare e delle logge più famose all'interno dei reami mortali. Quindi, senza ulteriori indugi, procediamo. La società dei Fire Slayer, come avevo già iniziato a dirvi nei video precedenti, si basa completamente sugli abitanti di una Magma Hold. La Magma Hold è una fortezza gigantesca costruita all'interno di vulcani o comunque di luoghi che hanno accesso al potere e all'energia della lava e dei movimenti magmatici, e all'interno delle Magma Hold vivono diverse logge. Le logge sono, possiamo dire, l'equivalente dei clan dei nani, dei clan nanici dei Dispossessed. Quindi ogni logge in realtà è un'enorme famiglia, e all'interno di queste logge ogni nano ha il suo ruolo. Non tutti i Fire Slayer ovviamente combattono, perché c'è anche chi si occupa della vita di tutti i giorni, ma sono in numero molto minore rispetto alle altre razze naniche. All'interno della loggia i gruppi di esercito che difendono la loggia, la Magma Hold e in generale la famiglia dei Fire Slayer sono detti Fear. I Fyrd sono composti quindi dai Fire Slayer combattenti di tutte le generazioni. Normalmente una Fyrd, grande o piccola che sia, viene comandata da un Runefather. Allora, se parliamo di Magma Hold grandi e di logge molto grandi, a capo delle logge più grandi c'è un Runefather specifico, e poi ci sono altre piccole logge o Fyrd, quindi braccia armati, che sono a loro volta gestiti da altri Runefather con i loro vari sottoposti. Se invece prendiamo d'esame una Magma Hold piccola o semplicemente una loggia, la loggia sarà sempre capitanata da un Runefather, che spesso e volentieri, anzi quasi esclusivamente, è il capo militare di quella determinata loggia e anche dei Fyrd, cioè, ripeto, gli enclavi di Fire Slayer combattenti che formano la difesa della loggia. Il Runefather è il comandante supremo militare di tutte le forze sotto il suo comando ed è lui che decide lo spiegamento delle forze sul campo di battaglia. Oltretutto è lui che decide pattuisce il prezzo dei servigi dei propri soldati. Spesso e volentieri il Runefather, nonostante abbia tantissima voglia, come tutti i Fire Slayer, di scendere in battaglia e combattere per far sì
da non perdere, diciamo così, da non perdere l'abitudine, la sua abilità nel combattimento sul campo di battaglia, solo nelle occasioni estremamente importanti oppure solo quando la paga è estremamente abbondante, un Runefather scende in battaglia a piedi oppure a dorso del suo Magmadroth. Quando i Fire Slayer si trovano a combattere battaglie minori o ad essere assunti per lavori di difesa minori, il Runefather lascia quasi sempre il comando ai suoi Runeson. I Runeson sono i figli diretti del Runefather e sono spesso in competizione tra loro per mettersi in mostra agli occhi del Runefather. Sotto i Runeson, o meglio allo stesso livello dei Runeson, c'è il clero Zargrim, che nelle battaglie più grosse scende in aiuto dell'esercito Fire Slayer. Come dicevo nel precedente video, nelle battaglie più importanti scende quasi sempre a fianco del Runefather come consigliere anche militare, il Lauric Runemaster, che è il capo del culto Zargrim di una determinata loggia. Sotto di lui ci sono i cosiddetti preti combattenti, noti come Runesmiter, che scendono più volentieri e più spesso all'interno di una battaglia, dove il ruolo principale di un Rune Master è quello di poter utilizzare il potere il potere runico, di poter evocare invocazioni magmatiche sul campo di battaglia per combattere a fianco dei soldati Fire Slayer oppure per difendere i soldati Fire Slayer dagli attacchi nemici, come nel caso della invocazione magmatica nota come Runic Firewall. Invece i suoi sottoposti, cioè i Runesmiter, sono quelli che hanno il compito di attivare, di potenziare al meglio le rune di Uroro presenti sul corpo dei propri soldati. Sotto questa catena di comando si sviluppano le vere e proprie truppe militari dei Fire Slayer. I Fire Slayer non hanno una gran varietà di, diciamo, unità di reparti che scendono in campo. Spesso e volentieri possiamo avere delle Warrior Kinbad, cioè delle bande, delle fratellanze di guerrieri che sono guidate da un Runeson e consistono di tre o più gruppi di Vulkite Berserkers. I Vulkite Berserkers sono, se per così dire, i soldati semplici delle armate di Fire Slayer. Notate bene che il termine soldato semplice in realtà è sbagliato, perché ogni Vulkite Berserker è un guerriero di professione, fa il guerriero e il combattente come mestiere e quindi è molto più esperto di un qualsiasi combattente Free Guild o di un qualsiasi nano delle rocche dei Dispossessed, fatta esclusione magari per i reparti più specializzati come gli Iron Drakes o gli Hammerers. I Vulkite Berserker sono soliti scendere in battaglia con diverse combinazioni di equipaggiamento. Quelli a cui piace infliggere più ferite al nemico scendono in battaglia con una coppia di asce per poter ferire il nemico più velocemente, oppure molti di essi scendono in battaglia con uno scudo. La loro abilità marziale è talmente avanzata rispetto a quelli dei soldati di altre razze che i Vulkite Berserker sono in realtà in grado di infliggere ferite anche con i loro stessi scudi e di lanciarli sul campo di battaglia addosso al nemico per iniziare a ferirli prima di giungere in corpo a corpo. Un'altra variante di armi dei Vulkite Berserkers: al posto delle asce possono brandire delle piccozze che utilizzano per affrontare i nemici dall'armatura più spessa. Un Vulkite Berserker che si distingue dai propri compagni per meriti sul campo di battaglia può ottenere il rango di Karl e avrà l'onore e l'onere di guidare i suoi compagni Vulkite Berserkers
in guerra e impartire ordini in assenza di una figura di grado superiore. Quindi a tutti gli effetti il campione di quella, di quel reggimento di Vulkite Berserkers. Un Vulkite Berserkers che sopravvive a molte battaglie e si distingue per la propria abilità marziale può avere l'onore di entrare a far parte dei soldati d'élite dei Fire Slayer, noti come Earth Guard. Le Earth Guard sono i soldati specializzati, i soldati diciamo di rango più alto delle armate dei Fire Slayer, sono anche coloro che iniziano ad avere sul corpo più rune di Uroro, in modo da poter essere più forti sul campo di battaglia. Esistono due tipi di Earth Guard, abbiamo le Auric Earth Guard e gli Earth Guard Berserkers. Le Auric Earth Guard hanno un compito ben preciso, perché sono un'unità d'élite di Fire Slayer che ha il compito da fungere da guardia del corpo per i membri del clero degli Zargrim. Infatti, quando una Fyrd di Fire Slayer non scende in battaglia, le Auric Earth Guard si occupano della difesa del tempio di Grimnir. Quindi si sono organizzati in pattuglie, si occupano di perlustrare il perimetro del tempio di Grimnir e di accompagnare i preti del culto degli Zargrim, sia che essi siano Runesmiter o Runemaster, in giro per le loro missioni diplomatiche. Sul campo di battaglia gli Auric Earth Guard, in realtà anche per la difesa del tempio, sono armati con delle armi da tiro estremamente particolari e in dotazione solo esclusivamente agli eserciti dei Fire Slayer, note come Magma Pikes. Le Magma Pikes hanno un doppio ruolo, immaginatevi, sono queste lunghe aste con alla fine una specie di cannone runico con foggia di testa di Magmadrot che spara proiettili di lava incandescente. Una particolarità delle Magma Pikes è che la lava incandescente, oltre ad infliggere ovviamente danni all'avversario, tende a solidificarsi e a bloccarne i movimenti. Questo spesso e volentieri viene utilizzato per attaccare Magmadrot selvaggi, oppure per gestire un Magmadrot imbizzarrito, oppure per impedire alle creature gigantesche dell'armata avversaria di poter caricare a testa bassa oppure di muoversi liberamente sul campo di battaglia, impedendole così insomma di causare molti danni. Una discreta quantità di proiettili delle Magma Pikes lanciate contro un mostro gigantesco crea una sorta di blocco sulle zampe, attorno alle zampe della creatura, impedendogli così i movimenti o rendendoglieli molto difficili. E l'altra unità, l'altro gruppo di Earth Guard, noti come Earth Guard Berserkers, invece sono l'incarnazione dell'abilità marziale di un Fire Slayer. Sono la guardia del corpo del Runefather o del Runeson e sono i guerrieri a livello di gruppo più esperti dei Fire Slayer. Scendono in battaglia brandendo quasi sempre delle gigantesche asce a due mani dalla lama estremamente ampia che utilizzano per affrontare anche i nemici più duri. A volte alcuni gruppi di Earth Guard Berserkers scendono in battaglia invece con delle armi note come Polaxes. Sono delle asce a due mani con una lama più piccola, che però hanno attaccate alla testa della lama una catena che finisce con un braciere fiammeggiante. Dotati di estrema maestria, gli Earth Guard Berserkers che brandiscono delle Polaxe fanno roteare la catena attorno alle proprie teste, sopra le proprie teste, infliggendo così un danno doppio al nemico: quello da taglio della lama della Polaxe e quello contundente della catena della loro stessa arma.
Spesso e volentieri i Fire Slayer vengono sempre accompagnati da altri, diciamo così, personaggi che seguono la Fyrd sul campo di battaglia. Uno di questi, che è quasi sempre presente all'interno di una guerra, comunque di un combattimento che coinvolge i Fire Slayer, è il Fire Slayer noto come Battlesmith. Il Battlesmith è un nano che ha l'onore di portare in battaglia uno stendardo con l'icona di Grimnir. Oltre a essere quindi, diciamo, un alfiere dello stendardo da battaglia, per farvi venire, diciamo così, per ricordare i tempi del mondo che fu, a livello della società Fire Slayer, il Battlesmith è letteralmente una sorta di cantastorie, è colui che si occupa, tramite tradizione orale e scrittura runica, di immagazzinare, di memorizzare tutte le storie, tutte le leggende appartenenti al clan di cui fa parte, e durante la battaglia incita i suoi compagni a combattere con più ferocia, a combattere con più fuoco, a combattere assumendosi un po' più di rischi, con più coraggio, narrando ad alta voce le gesta degli eroi di quella Magma Hall, di quella loggia, o le gesta del Runefather stesso. Esterni alla formazione classica, alla formazione militare ordinata delle armate di Fire Slayer, abbiamo due individui particolari: i Grimwrath Berserkers e i Doomseekers. I Grimwrath Berserkers sono individui solitari che sono per la società dei Fire Slayer sono dei veri e propri avatar di Grimnir. Sono dei nani che combattono in realtà sempre in solitario, e quando non sono in guerra vivono in solitaria per i fatti propri, un po' fuori dalla società dei Fire Slayer, ma pur comunque rimanendo all'interno della loggia. Sono individui ricoperti da decine e decine di rune di Uroro, che brandendo delle asce speciali riescono a incanalare in se stessi il potere stesso del dio Grimnir. Tolti i Runefather, sono in realtà i combattenti più portentosi, più forti e più violenti della società dei Fire Slayer. Quando scendono in battaglia, i loro fratelli Fire Slayer tendono a stare lontani dai Grimwrath Berserker, perché corrono furiosamente sul campo di battaglia descrivendo giganteschi archi con le loro asce runiche a due mani. Diciamo ruolo simile, ma a livello sociale ben staccato dalle Magma Hold, invece abbiamo i Doomseeker. I Doomseeker sono realisticamente la cosa che più possiamo paragonare agli sventratori del vecchio mondo. Un Doomseeker è un Fire Slayer che, per un motivo o per un altro, ha assunto il voto di morte e che cerca di una morte gloriosa, cercando di essere il più utile possibile alla società Fire Slayer. Sono ancora più solitari dei Grimwrath Berserkers, perché viaggiano sempre esclusivamente da soli e non si appoggiano mai a nessuna Magma Hold o nessuna loggia. Questo perché spesso e volentieri un Doomseeker diventa tale perché perde, per un motivo o per un altro, la sua loggia, il suo fyrd, o addirittura quelli più sfortunati sono gli unici sopravvissuti delle rispettive Magma Hold. Quindi vagano i reami mortali in cerca di una morte gloriosa, e spesso e volentieri offrono i propri servigi durante le battaglie a delle Magma Hold in difficoltà, in realtà in cambio di una fornitura, un ricambio di rune di Uroro. Ricordatevi sempre che le rune di Uroro che i Fire Slayer si forgiano e si impiantano nella carne non hanno durata eterna. Spesso dopo una battaglia, dopo un determinato periodo di tempo, i Fire Slayer devono recarsi al tempio di Grimnir e far sì che il Rune Master impianti sotto la loro pelle rune di Uroro nuove dal potere rinato.
I Doomseeker, non avendo quindi una propria Magma Hold e un proprio Rune Master, scambiano i propri servigi con le Magma Hold di difficoltà per avere appunto un ricambio di rune di Uroro. E questo vuol dire che, finita la battaglia, un Doomseeker che sopravvive alla guerra abbandona la Magma Hold con rune di Uroro nuove di zecca sulla pelle e continua il suo viaggio verso la ricerca di una morte gloriosa. Come vi ho detto, le logge sono sostanzialmente dei grossi clan che compongono le varie Magma Hold. Esistono diverse logge famose all'interno dei reami mortali, ma abbiamo quelle più famose anche alle orecchie dei non Fire Slayer, ma degli altri popoli dei reami mortali, sono quattro: la Vorstarg, la Greyfyrd, la Hermdar e la Lofnir. Sicuramente tra le logge più antiche c'è la loggia dei Vorstarg. La loggia dei Vorstarg è una delle poche logge dei Fire Slayer attualmente vive nei reami mortali, che può far risalire le proprie origini alle logge originarie fondate dai primi Fire Slayer che ebbero a che fare con Grimnir. Essendo una delle logge più antiche di Akshi e in generale delle logge più antiche della società dei Fire Slayer, sono anche i Fire Slayer che hanno accumulato più Uroro in proporzione rispetto alle altre logge. Loro si credono, i Fire Slayer dei Vorstarg si credono gli eredi prescelti da Grimnir, tant'è che molte delle loro leggende parlano del fatto che la loro prima Magma Hold sia stata scelta e battezzata da Grimnir stesso. Per questo, nonostante ammassino e conquistino grandissime quantità di Uroro rispetto alle altre società dei Fire Slayer, piuttosto che immagazzinarlo, preferiscono utilizzarlo il più possibile in battaglia, perché liberare il potere dell'Uroro in battaglia è l'unico vero modo per rendere grazia a Grimnir, per rendere onore al sacrificio di Grimnir. Invece, basata nel regno di Chamon, abbiamo la loggia dei Greyfyrd. I Greyfyrd sono una loggia di Fire Slayer estremamente taciturni, anche perché ci sono dei punti molto oscuri e forse abbastanza legati a dei sentimenti di vergogna di questa loggia di Fire Slayer, di cui i Fire Slayer degli altri clan parlano poco e di cui i Greyfyrd non hanno piacere che si parli. Nonostante questo, continuano a far parlare di sé per la loro estrema specializzazione nell'aspetto mercenario della società Fire Slayer. Sono quelli che concludono più contratti, sono quelli che scendono più volte in battaglia come mercenari al soldo di altre armate, e soprattutto sono famose e si vantano di essere tra le logge Fire Slayer quelli che hanno dato natali a più eroi nella società Fire Slayer, in generale a più eroi Duardin nei reami mortali. Sempre invece basata su Akshi abbiamo la loggia degli Hermdar. La loggia degli Hermdar è una loggia particolare per la società Fire Slayer. Innanzitutto hanno un odio estremamente accentuato verso i seguaci del caos e sono noti per avere delle tecniche metallurgiche talmente avanzate che permettono alle loro armi di non perdere mai il calore della forgia e il filo. Siccome sono estremamente vicini agli oppressi, soprattutto quelli che vengono oppressi, vengono attaccati, vengono assediati dai seguaci del caos, spesso e volentieri, stranamente per un Fire Slayer, si offrono i propri servigi a città, roccaforti o avamposti in difficoltà, anche quando
sono consapevoli che avranno un pagamento misero o addirittura anche quando sanno che combatteranno gratis. Infatti questa loro scelta altruista non li fa apparire di buon occhio nella società dei Fire Slayer. Le altre logge dei Fire Slayer li reputano come dei Duardin un po' troppo morbidi e altruisti. Gli Erendar però sono fieri di questo loro comportamento e non permettono a nessuno di parlare male di questa loro scelta. Se quindi dove un abitante o un soldato dei reami mortali dovesse avere la fortuna di combattere con un nano dei Fire Slayer, con un Duardin dei Fire Slayer che difenderà il proprio avamposto o i deboli senza chiedere troppo in cambio, state sicuri che quel soldato starà combattendo al fianco di un Fire Slayer della loggia degli Erendar. L'ultima loggia di cui vi parlerò invece è la loggia dei Lofnir. La loggia dei Lofnir è basata su Gur e a livello di credenza religiosa ha un culto leggermente diverso rispetto a quello degli altri Fire Slayer. Mentre i Fire Slayer venerano Grimnir e riconoscono Vulcatrix, la madre delle salamandre, come l'essere potente che però ha causato la morte di Grimnir, i Lofnir venerano questo aspetto di Vulcatrix e la reputano una divinità quasi al pari di Grimnir. Anzi, nelle loro credenze è fondamentale il fatto che il potere di Grimnir e di Vulcatrix nel momento in cui i due esseri si sono scontrati e uccisi a vicenda si sia fuso tra di loro e abbia dato quindi la possibilità della nascita dell'Uroro, soprattutto della nascita di Magmadroth, di gran quantità di Magmadroth. Essendo che sono dei nani estremamente legati al culto di Vulcatrix, sono anche i Fire Slayer più specializzati nell'allevare Magmadroth e sono anche la loggia di Fire Slayer che utilizza più Magmadroth in battaglia rispetto alle altre logge. Con questa ultima informazione della loggia Lofnir si chiude il nostro discorso, la nostra avventura nell'ambientazione dei Fire Slayer. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace e scrivete un commento su quello che sono i vostri pareri, se ho tralasciato qualcosa, se avete dei consigli da darmi, ma anche solo sulla prossima armata di Age of Sigmar che io tratti nei prossimi video di questa rubrica. Non vi dimenticate di cliccare sulla campanella per essere aggiornati su tutti i nostri nuovi video e se non ci seguite ancora, seguiteci anche tramite i nostri canali Facebook e Instagram. Con questo è tutto e dal vostro capitano Giacomo Uncino, alla prossima. Di run.